Siamo con Luciano Rota dell'ufficio comunicazione del consorzio Oltrepò Pavese, qui a Vinitaly a Verona naturalmente. Ecco, due numeri per illustrare la vostra realtà. Allora, il consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese corrisponde a 13.000 ettari vitati, siamo a sud della Lombardia, all'incrocio di quattro regioni, compresa l'Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Lombardia. Incrocio di culture e grande patrimonio enogastronomico, 6 DOC e una DOCG, e siamo qui al Vinitaly per rappresentare i nostri soci, ma soprattutto le grandi denominazioni che hanno una storia molto profonda e molto lunga, una storia anche di 200 anni, per esempio quando si parla del Pino Nero. Oltrepò Pavese è terra di vini, vini apprezzati sia in Italia che all'estero. Nuovi mercati emergenti per voi? Allora, siamo un territorio che si sta proponendo da poco sullo scenario sul mercato estero. Consideriamo un 3-4% di export, che è ancora insoddisfacente da tutti i punti di vista. Stiamo facendo un percorso già da un anno e mezzo con il nostro direttore Carlo Veronese, soprattutto focalizzato sugli Stati Uniti. Abbiamo fatto anche una tappa del Gambero Rosso a Tokyo, Giappone è un altro focus, il nostro sito è tradotto anche in giapponese. Germania e paesi del nord interessanti gli si stanno aprendo. È una realtà, questa dell'Oltrepò Pavese, ancora tutta da scoprire, da proporre sul mercato estero, sicuramente con le bollicine, grande focus di metodo classico, abbiamo un'identità precisa che è quella del Pinot Nero, il Blanc de Noir, ci stanno riconoscendo una grandissima qualità, qui al Vinitaly abbiamo proposto anche una brand identity del nostro territorio che è molto vario, tante DOC, e abbiamo cercato di individuare un carattere per ogni tipologia, per ogni vino a denominazione, e sicuramente lo sfidante Pino Nero e la conviviale Bonarda, che ci aiuta ad essere un paese intrattenitore del mondo del vino, sono due focus importanti che ci stanno dando soddisfazione. Grazie mille.